E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti ad una nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2016 per la linea Marvel Select, prodotta dalla Diamond Select in esclusiva per il Disney Store. Abbiamo tra noi The Spectacular Spider-Man. Eccolo qui nel suo solito blister classico delle Marvel Select, solo che è un po' più sottile. Qui vediamo il disegno fighissimo di Spider-Man sul lato e qui sul retro semplicemente il nostro Spider-Man, la figure in una bella posa dinamica. Ormai è chiaro che sulle esclusive Disney Store hanno tolto la piccola biografia del personaggio. Comunque ragazzi, non perdiamo altro tempo assolutamente su questo packaging, perché andiamo a vedere subito il nostro Spectacular Spider-Man fuori da esso. Ed eccoci qui con il nostro amichevole uomo ragno di quartiere. Andiamo subito a vedere gli accessori da cui è accompagnato. Partiamo con due mani intercambiabili, queste qui immancabili assolutamente, ovvero quelle del gesto della ragnatela. Comunque ben realizzate, il rosso non è painting ma è il colore della plastica, invece le ragnatele sono dipinte, e sono dipinte anche molto bene perché sono riusciti comunque a rispettare tutte le scanalature che ci sono, perché come vedete, oltre ad essere dipinte, sono anche scolpite, diciamo, e hanno fatto davvero un buon lavoro su entrambe le mani. Comunque poi abbiamo altre due mani chiuse a pugno, eccole qui, anche queste comunque abbastanza immancabili, anche queste comunque ben realizzate davvero, le ragnatele anche qui sono molto molto pulite, davvero un buon lavoro. E poi abbiamo queste altre due mani che possono sembrare simili alle precedenti, ma non lo sono, perché come vedete hanno questo foro per impugnare un qualcosa, e questo qualcosa può essere o questa ragnatela qui, che attenzione non è inclusa nella confezione ma è della figure di Amazing Spider-Man 2, sempre Marvel Select, però possono impugnare questa ragnatela o qualunque altra ragnatela, ma soprattutto possono impugnare quest'altro accessorio qui, che è una figata assurda, è un tocco assolutamente mi piace da matti, ovvero la maschera di Spider-Man che si è appena tolto. E per dare un senso a questa maschera che si è tolto, c'è quest'altro accessorio, ovvero un'intera testa intercambiabile col viso di Peter Parker. Eccola qui, questa qui è ben realizzata, comunque rispecchia abbastanza bene il viso di Peter Parker visto nel fumetto. Però devo dire che la mia è uscita un tantino male, ci sono un po' di errori di painting qui, il sopracciglio qui è un attimo più sottile di questo, insomma qui c'è un po' di sbavatura sui capelli, diciamo che sono stato un po' sfortunato con questa testa, però tutto sommato devo dire che è comunque accettabile, ripeto, mi piace un bel po' come viso di Peter Parker. Per il resto abbiamo un'ulteriore chicca, ovvero questa macchina fotografica che appunto si può mettere al collo o magari a tracolla del nostro Spider-Man, davvero anche questa ben fatta. Purtroppo questa cinta non è troppo morbida, quindi questo impedisce un attimo di metterla al meglio sul nostro Spider-Man, però è un accessorio comunque figo. Ma andiamolo a vedere lo Spider-Man finalmente e vediamo il viso, che è davvero ben realizzato, ovviamente come abbiamo visto sulle mani, su tutto il corpo le ragnatele oltre ad essere dipinte sono anche scolpite, questo è davvero un grandissimo tocco. Il viso è molto molto ben realizzato, gli occhi sono quelli grandi, però ragazzi devo dire che hanno fatto un buon lavoro anche sulle ragnatele, qui sono un attimo uscite dalla scanalatura, però non è una cosa molto evidente. Per il resto ragazzi, anche il painting su tutto il corpo è mantenuto abbastanza pulito e c'è questo azzurro molto chiaro, però molto figo devo dire, a me piace un sacco. La telecamera un po' lo schiarisce ancora di più per via della luce, però dal vivo diciamo che non è chiarissimo, ci sta davvero bene. Il simbolo del ragno anche in rilievo, e comunque anche tutta la muscolatura del nostro Spider-Man è resa davvero davvero bene, e qui come vedete sono montate queste mani, anche queste ormai immancabili in una figura di Spider-Man che si rispetti, ovvero le classiche mani diciamo dinamiche oppure wall crawling da arrampicata eccetera eccetera, davvero ormai immancabili anche queste. Anche qui le gambe, queste qui devo dire non mi convincono appieno, forse sono un attimo troppo magre, ma il fatto che più mi dà fastidio è che secondo me questa parte delle cosce è troppo lunga rispetto a questa parte del polpaccio, diciamo dello stinco e della restante gamba. Non credo sia solo una mia impressione, ma secondo me hanno un attimo sbagliato le proporzioni, però non è una cosa che si nota tantissimo poi nella figure in generale, però
A me dà un attimo fastidio. Per il resto, comunque, anche i dettagli delle ragnatele sugli stivali sono fatti molto bene, così come anche il simbolo sulla schiena, anche questo, ragazzi, scolpito, non solo stampato. Hasbro, dovresti imparare un attimo su questi dettagli. Anche se in questo caso non è che sono proprio necessari, perché sarebbe stato comunque efficace anche solo stampato, però si sa che la Diamond Select ai dettagli ci tiene. Comunque, andiamo a vedere le articolazioni di questo Spider-Man che, udite udite, sono davvero fantastiche, a parte un dettaglio che mi dà parecchio fastidio. Però abbiamo la testa qui su cerniera che può guardare molto bene verso l'alto, però attenzione, all'inizio non poteva guardare così in alto, forse si fermava qui, però vedete questa parte qui della cerniera appunto aveva un po' di plastica in eccesso, e allora io un attimo forzato la testa un po' verso l'alto, si è tolta diciamo quella plastica in eccesso, l'ho tolta un po' con un cutter, niente di complicato ragazzi, vedete, si vede un attimo il segno, però io preferisco che la testa possa andare un attimo più in alto, volendo forse si può togliere ancora un po' e farla andare ancora più in alto, però non c'è bisogno di esagerare, per il resto naturalmente può anche ruotare lateralmente. Abbiamo la cerniera qui alle braccia quasi a 90 gradi, abbastanza buona, poteva anche essere meglio, però il fatto che non ci sia articolazione evidente è una buona cosa. Il braccio naturalmente può ruotare a 360 gradi, rotazione qui al bicipite, doppia articolazione al gomito, ragazzi, udite udite, questa è la prima volta che una Marvel Select ha una doppia articolazione al gomito. Abbiamo la rotazione qui al polso e il piegamento sempre al polso. Qui abbiamo un'articolazione a mezzo busto che può andare abbastanza bene all'indietro, abbastanza bene in avanti, forse avrei gradito un altro po' in avanti. Abbiamo la rotazione qui alla vita e qui alle gambe arriva il problema, ovvero che non è un problema totale, è un problema per quanto mi riguarda, perché io odio questo tipo di articolazione, però devo dire che fa il suo lavoro. Perché? Allora, per muovere la gamba in avanti bisogna girare questa articolazione che vedete è messa con un perno in questa direzione, in alto, verso l'alto, non è la solita articolazione con i perni in questa direzione, e secondo me sarebbe stato meglio. Comunque bisogna girare, quindi la gamba può andare in avanti attraverso la cerniera, mentre per aprire la gamba di lato bisogna girare di nuovo il perno e vedete la gamba va molto molto bene anche verso l'esterno. Questa articolazione è un attimo macchinosa da posare, avrebbero fatto meglio secondo me a mettere il solito perno orizzontale, avrebbero risolto tanti problemi, non capisco questa scelta. Comunque abbiamo questa articolazione qui che comunque i movimenti li fa, ripeto. Abbiamo la rotazione qui sulla parte alta della gamba per aiutare appunto questa articolazione e quindi ottimo. Abbiamo la doppia articolazione qui al ginocchio, anche questa molto molto efficace, forse un attimo loose, però niente di grave. Abbiamo qui la rotazione allo stivale, devo dire orribile da vedere, però se uno vuole magari ruotare lo stivale in qualche posa può anche farlo. Abbiamo il piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù e la rotazione laterale del piede. Quindi ragazzi, uno Spider-Man ottimo nei dettagli e finalmente molto molto ben articolato. Ovviamente questa è una posa completamente casuale, però ragazzi si può fare quasi di tutto con questo Spider-Man. Davvero davvero molto molto soddisfatto, assolutamente. Veniamo ora ai dettagli tecnici comunque come al solito di questa figure. Vediamo l'altezza, è ovviamente una figure in scala 7 pollici come tutte le Marvel Select. Eccoci qua, la misuriamo e siamo praticamente sui 18 centimetri spaccati. Ve la paragono anche con il vecchio Spider-Man, guardate qua che passo in avanti hanno fatto in questi anni, ragazzi. Rispetto a questo, che è praticamente Spider-Man monnezza, questo qui, ragazzi, è un grandissimo Spider-Man, assolutamente. È una delle migliori figure in questa scala e anche in scala 6 pollici che c'è adesso in circolazione. Questo Spider-Man, ragazzi, è solo un brutto ricordo a confronto, assolutamente. Ve lo paragono, già che ci siamo, anche con lo Spider-Man Ben Reilly Marvel Legends per farvi vedere comunque la differenza di scala. Purtroppo c'è, non si può posare con le Marvel Legends, è molto difficile farlo anche con pose strane. Questo Spider-Man sembra un bambino a confronto, naturalmente 6 pollici contro 7 pollici, questa è la differenza di scala. Il mio voto a questo Spider-Man, ragazzi, considerando anche che si trova ad una cifra molto buona comunque nei Disney Store, ovvero 29,90 €, il mio voto è assolutamente un bel 9,5. Poteva avere 10, poteva avere
il massimo se non avessero fatto questa strana articolazione qui, che a me, ripeto, dà un sacco fastidio, però con quei movimenti li riesce a fare abbastanza bene comunque. Ragazzi, fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi di questo Spider-Man con un commento qui sotto. Io ve lo consiglio assolutamente se volete una figure di Spider-Man molto bella per quanto riguarda i dettagli, è anche molto ben posabile, ragazzi. Questa è la figure da prendere assolutamente, anche per il fatto comunque che è facilmente reperibile. Lasciate come al solito il mi piace se il video vi è piaciuto, e se volete aiutare il canale a crescere condividete questo video. Come al solito in descrizione ci sono tutti i miei social: Telegram, Instagram, Facebook, i vari gruppi Facebook Liberi di Collezionare, a cui tengo moltissimo, siete tutti benvenuti lì dentro. C'è naturalmente anche il mitico Dragon Legend se volete sempre nuove action figure. Noi ci vediamo alla prossima, vi lascio alle pose fighe. Ciao da Are, da Spectacular Spider-Man, che è davvero spettacolare.